Perché i sindaci sono troppo occupati a costruire vetrine, ZTL, lusso nel centro, a chi è in cassa integrazione, a chi vede la propria fabbrica chiudere, a chi ormai sa che la cassa sta per finire, a chi vuole scendere in piazza perché ha scelto l'unica organizzazione sindacale di massa che è sembrata in alcuni frangenti sapersi contrapporre alla propaganda dei governi di Confindustria, a chi tra voi quando scende in piazza è felice di trovare al proprio fianco l'altra parte del mondo del lavoro, quella precaria, sottopagata, senza statuto dei lavoratori e senza le conquiste delle passate generazioni, ma con un futuro tutto da conquistare. A chi tra voi invece è preoccupato ogni volta che vede nel corteo dei ragazzi gente che urla la propria rabbia, che parla linguaggi diversi e attraversa diversamente le stesse contraddizioni sociali? Dovremmo indirizzare questa lettera agli operai che ieri si sono schierati in cordone contro di noi, dicendo poi ipocritamente che intendevano fronteggiare la polizia, o a quelli che hanno subito avuto da ridire su questo atteggiamento, creando discussione anche dentro al vostro servizio d'ordine. A chi ha avvicinato chi si scontrava con la polizia, dicendo che avevamo rotto il cazzo con il nostro casino, a chi ha testimoniato la propria approvazione per la rabbia della piazza contro il vertice dell'ipocrisia, dovremmo rivolgerci a chi tra voi è capace soltanto di ripetere a macchinetta ciò che i funzionari del sindacato gli infilano nelle orecchie da 20 anni, o a chi ragione guarda la nudità dei propri interessi di classe, ammettendo che di fronte agli attacchi del patronato non hanno fatto nulla, non abbiamo espresso che mezze razioni o parole, comizi, cortei senza risultato, mentre le vostre vite e le nostre venivano piano piano distrutte. Ci rivolgiamo a tutti voi naturalmente, ma soprattutto a chi tra voi la pensa diversamente da noi, con un'eccezione, Maurizio Landini. Troppo sfacciato è stato il suo comportamento ieri mattina, troppo indifferente, menefreghista, ipocrita, calcolato. Ha avuto l'atteggiamento di chi non vuole vedere la realtà, anzi, dalla realtà sociale odierna è completamente alienato, capace di vedere in ogni scena che si pari davanti ai suoi occhi soltanto un flashback o un déjà vu. Un atteggiamento arrogante e ignorante a un tempo. Non si è chiesto perché la polizia avesse caricato gli studenti precari, non si è chiesto perché studenti precari avessero tentato di rivedere le barriere tra loro e il vertice. Ci ha immediatamente condannati, manco fosse Gesù Cristo, perché avremmo osato turbare il centro durante il suo comizio. Per questo saremmo stati degli sciocchi. Impossibile che la rabbia di quei giovani possa essere un retroterra di pensiero, convinzioni, analisi magari diversi dalle sue sul conflitto sociale, sul vertice e sul ruolo dei lavoratori della polizia, in un'epoca di crisi economica e tensioni sociali. Impossibile che l'emozione e la rabbia della nostra piazza avessero una motivazione di classe altrettanto legittima di quella dei metalmeccanici. Siamo stati soltanto degli stupidi, degli sciocchi, forse perché non abbiamo ascoltato con la dovuta attenzione le sue illuminanti parole? Eppure quelle parole le abbiamo ascoltate mentre la cenere cercava di colpirci alla testa o al petto con decine di granate lacrimogene, che usate in questo modo possono essere letali, come ha fatto negli ultimi 3 anni in Val di Susa. Sentivamo la legna delle sue parole mentre i ragazzi di 16 anni venivano pestati da 8 agenti contemporaneamente, ammanettati dalla diga, sportati in questura e poi denunciati. La tenuta ai domiciliari o in carcere. Vogliamo vedere su internet subito dopo, quando il segretario, non contento di tutto questo, ha criticato la polizia non per aver difeso il vertice e attaccato gli studenti, ma per non averlo difeso abbastanza bene e non aver attaccato abbastanza efficacemente, forse preventivamente, gli antagonisti, per poi andare a protestare in questura e farsi pulire il culo dal questore nei suoi uffici. Per questo non ci rivolgiamo alla Dine, ma agli operai che lo ascoltavano, magari infastiditi dai rumori degli scontri 100 metri alle loro spalle. A voi chiediamo, per quanto ancora vorrete credere all'idea
che soltanto sfilando e mostrando i vostri numeri una volta ogni tanto fermerete l'assalto dei padroni alle vostre vite. Per quanto ancora continuerete a pensare che ascoltare i comizi dei vostri dirigenti è un buon corrispettivo per aver rinunciato a un giorno di salario. Per quanto ancora continuerete a credere alla favoletta che raccontano tutti i sindacalisti, cioè che i giovani sono provocatori usati dalla polizia, che dietro di noi c'è il governo, c'è il complotto e la strategia della tensione. Per quanto ancora vi farete prendere in giro da queste cazzate. Sappiamo che per molti di voi l'organizzazione è importante, ha incarnato molti interviti, esperienze, lotte e speranza. Noi di questo abbiamo rispetto, nonostante le differenze che possono esserci tra i nostri modi di intendere una strategia e un'organizzazione. Ma soltanto avendo per noi lo stesso rispetto, mostrereste di possedere ancora il senso di una lotta che sia di classe. Lo sapete che uno degli arrestati è operaio di fabbrica? Del resto, anche se così non fosse, ci auguriamo voi non crediate che gli sfruttati esistono solo in fabbrica, sareste rimasti un po' indietro. Sappiamo bene, abitando a Torino, quanto per voi sia insolito ricevere critiche. Sappiamo quanto siete abituati ad essere coccolati dal sindaco, da sindacalisti di ogni risma e pedigree, moltissimo da giornalisti, puntualmente dai politici. Chi non ha a cuore il destino dei poveri operai dell'arcipelago industriale piemontese? Chi non ha per voi una buona parola? Chi non è pronto a darvi solidarietà a parole e anche accettando le vostre contestazioni dicendo di capire i vostri problemi? Ebbene, ci spiace dirvelo, ma tutti questi signori che vi toccano a parole sulla carta stampata sono quelli che ve lo stanno mettendo nel culo da un po' di tempo questa parte. Ci spiace dirvelo così francamente, ma la verità, e la maggior parte di voi il cuor suo lo sa. Allora non ci permettiamo di rivolgervi a voi in modo diretto, restando sul piano politico da pari a pari, da sfruttati a sfruttati, che è quello che a noi interessa, lasciamo ad altri la propaganda, perché non siamo ipocriti come il vostro segretario. Sappiate anche per il futuro che non abbiamo nessuna soggezione psicologica nei vostri confronti. Siamo operai nella grande catena di montaggio della metropoli. Siamo quelli che vi sporgono il caffè al bar la mattina. Siamo quelli che hanno disegnato il sito del vostro sindacato, del locale dove una volta ogni tanto vi prendete una birra. Abbiamo cucinato la pizza e il toast che Chiamparino e Marchione vi hanno lasciato come elemosina. Abbiamo scaricato le merci che trovate al mercato, dal tabaccaio. Ci siamo presi cura di vostra cugina quando uscita fuori di testa. Facciamo ripetizione ai vostri figli. Trasportiamo nei supermercati i giornali dove coccolano voi e insultano noi. Cerchiamo i nostri prossimi lavori per la maggior parte del nostro tempo libero. Non abbiamo grandi contratti e garanzie, quelli li ha conquistati una classe operaia che a Randini ieri l'avrebbe presa a calci nel sedere. Non abbiamo cassa integrazione quando ci licenziano e guadagniamo la metà o un terzo di voi. Per tutto questo, dite al vostro segretario che quando si rivolgono in piazza deve sciacquarsi la bocca, perché siamo incazzati neri. Non vogliamo fare lavori socialmente utili come vanno già lui. Vogliamo dignità e rispetto, siamo proletari e vogliamo far saltare in aria questa società. Magari voi non l'avete capito, la polizia l'ha capito benissimo. Siamo gli unici alleati che avete in Italia, sì, proprio noi. Quelli che tirano i pomodori contro chi difende il ministro Poletti a Reggio. Solo noi. Volete continuare ad ascoltare i comizi? A sfidare senza mettere in discussione nulla? Accomodatevi. Noi non siamo cristiani, a noi gli oppressi interessano quando si ribellano. Il caso contrario se ne occupano i missionari. Volete confinare la pratica dello sciopero entro i parametri che il sindacato ha concordato con i padroni? Guardate i facchini in questi giorni, guardate quello che hanno fatto in questi anni autotrasportatori, autoferrovieri e tante altre categorie di lavoratori che non lavorano in fabbrica. Non dovete insegnare niente a nessuno, al massimo, come tutti noi, imparare un sacco. Volete difendere il vostro posto, il vostro salario, la vostra famiglia? Siete pronti a scontrarvi con ben più che soltanto la polizia? Non volete? Addio salario, addio famiglia. Confrontiamoci da compagni, ma a partire da pratiche reali di conflitto, non dalla pantomima di sindacalisti che devono poi candidarsi alle europee. E non venite a dire che ci siamo fatti scudo di voi, perché ieri voi siete stati al totale riparo degli scontri. Le cariche le abbiamo subite e respinte al mittente noi. Non ripetete le cazzate che dice Landini sul fatto che noi abbiamo usato il vostro corteo, perché il nostro noi l'avevamo organizzato molto prima e l'avremmo fatto comunque, con o senza di voi, come abbiamo fatto e faremo mille altre volte. Quindi non preoccupatevi se ci sono gli studenti e i precari in piazza, preoccupatevi piuttosto se la Cannuzzo dice che in mezzo a migliaia di famiglie di licenziati ieri eterni che si aspetta la Confindustria una soluzione. Non temete noi, i vostri compagni, gli appartenenti alla vostra stessa classe, quelli che vendono come voi la vostra forza lavoro. E non temete neanche la polizia che difende i ministri, perché ha paura di voi come di noi, soprattutto se sapremo parlarci.
temete, chiunque vi dica in questo conflitto, dovreste essere spettatori, rimanere neutrali e subire pur nella funzione di un conflitto sempre soltanto annunciato tutta la miseria che i padroni non hanno finito di scaricarvi addosso. Giusto il 16 è stata oggetto questa situazione di scontri con la polizia per delle condizioni contrattuali migliori. In questa occasione purtroppo è mancato un ambulante per una fatalità, morto di infarto. Volevamo fare un minuto di silenzio per questo ambulante che si chiama Giuseppe De Cesare, di circa 40 anni, è un qualcosa che dispiace a tutti, quindi invito tutti a fare un minuto di silenzio per questo signore. Grazie a tutti e volevo ricordare che lo sciopero del CAT non si può arrestare qua, quindi andrà avanti. Questa situazione qua ha bisogno della solidarietà di tutti e di tutte e di tutta la città, perché probabilmente, essendo una situazione tosta che non si vuole cambiare per nessun motivo, potrebbe diventare una vertenza che andrà avanti per mesi, un po' come la nostra vertenza Ikea a Granarolo, e quindi questa situazione deve essere all'attenzione di tutti e di tutte, deve diventare la lotta di tutti e di tutti. Grazie. Che non servono a niente, che non organizzano niente, se non nuovi modi per sfruttarci, nuove guerre da fare fuori e dentro l'Europa. Mentre noi siamo qua che stanno peggiorando le nostre condizioni di vita, le scuole cadono a pezzi, l'umiliazione e il senso insulso dell'organizzazione di questi eventi inutili. Ci avevano già provato l'11 luglio, ma avevano dovuto andare anche due cose sui piccoli risultati che questa mobilitazione. Ciao e non lasciare la vita.
vai alla Sfinge. Se vede nel mercato di Porta Palazzo, il mercato aperto è più grande della